se c'è qualche altro intervento passerei poi alle domande. Sì, io scusate, volevo far fare la domanda alla persona che così pazientemente ha atteso. Credo volesse rivolgere sul discorso della pesca delle telline, credo volesse rivolgere una domanda a uno dei relatori. Volevo parlare. Nel rispetto anche degli altri che vogliono parlare, cerchiamo di essere, come dire, concisi. E quindi noi come pescatori vogliamo molte pubblicità. Mi sono rimasto male. Sono rimasto male che praticamente a questa assemblea non sono stati né considerati i pescatori né considerati dal professor Bellomo le correnti. Quindi nell'esposizione prima del signor Bellomo parlava solo delle correnti che vengono Bellotti, che vengono da nord. Quelle, noi qui abbiamo prevalentemente le correnti che vengono sud. L'ultimo pennello che parlava il professore della parte sotto della Marinella verrebbe eroso fino alla strada nuova. Dico, queste sono considerazioni che forse qualcuno non ha preso la posizione di andare a studiare quali sono il problema d'attuale del luogo. I pennelli a Ostia sono stati fatti negli anni 90, se vi ricordate una domenica d'agosto anni 50 c'era l'erosione. Io che sono la terza generazione della pesca, mio nonno mi diceva che c'è sempre stato. Adesso la regione Lazio che fa? Mette i sassi per l'erosione dell'unica mareggiata che fa durante l'anno, che è di solito novembre, dicembre, gennaio, che le acque sono molto alte, l'unica mareggiata che erode, mette in protezione, quindi mette i sassi, due giorni dopo della messa in protezione, quindi date secondo noi una stecca data, due giorni dopo il mare ridà 30 metri di spiaggia, perché il professore quando parlava delle dighe soffolte, noi abbiamo le secche, e le secche le fanno le telline, i molluschi che fermano, quello che voi vedete quando il mare rompe, la cosa bianca, è la secca. Quindi la secca che fa? L'onda si infrange, porta acqua nella buca che voi vedete, che tutti quanti i bagnini si salvano perché è più alta l'acqua, lì si gonfia l'acqua e poi a destra o a sinistra secondo la corrente si crea il bottegone, e il bottegone erode la corrente, quello che diceva il professore. Però non è così, mettendo altri frangimenti, praticamente tu prima cosa non c'è il ricircolo dell'acqua e quindi vai come a Rimini che entri dentro i primi 5 cm dell'acqua e c'è il fango e ammazzeresti tutta la fauna del mare, quindi le dune e tutto il resto. Quindi non so se il professore in questo caso ha sentito pure gli operatori del settore che possono dirgli qualcosa che forse qualcuno non gli ha detto. Questa, quello che tutto voi dite, pure adesso il sindaco, quello che tutto si è parlato, non si è parlato dell'inquinamento. Noi facciamo le analisi ogni 15 giorni sui nostri molluschi per la famosa tracciabilità di quello che si dice, e tutte le volte troviamo criticità, stiamo inquinando il mare e la colpa la dà dei pescatori, quando non è la realtà. Cioè noi troviamo criticità veramente pesanti nei tratti di costa, e la goletta verde da bandiera blu, perché la goletta verde dà la recettività a terra, non le acque. Quindi noi come consorzio dei problemi dei molluschi abbiamo criticità con le asle per la pesca. Questo nessuno ne ha parlato. Quando parlava la signora del Tevere, il Tevere è un apporto di batteri tonnellate, tutta la roba che danno i contadini a terra per la mela bella, perché purtroppo ormai siamo abituati a mangiare la mela bella, la pera bella e tutto il resto, quella brutta stortignacca non la vuole nessuno, purtroppo a noi ci ammazzano. Quindi è una criticità, quello che diceva lui, ha contattato pescatori o gente del settore per sapere che le correnti che ci sono in questa zona? Allora, ringraziamo, adesso una breve risposta del professore, attenzione. Poi passeremo alle altre domande. Prego, io ovviamente ho molto rispetto per gli operatori locali e l'attività di pesca e
sappia che ovviamente quando si fanno questi progetti si tiene conto anche delle implicazioni ambientali. 15 anni fa abbiamo fatto un progetto europeo Telos che era insieme ai biologi, oggi si fanno anche i massi frangiflutti con i buchetti, con le scanalature, le rugosità per favorire l'attecchimento dei molluschi, cioè non si usano più i cementi lisci ma i cementi, cioè ci sta anche nell'ingegneria tutta un'attenzione specifica verso l'ecologia marina, e questo lo introdurremo anche nel corso di laurea. E quindi ecco, sappia che ecco, non esistono più quegli ingegneri di un tempo che magari, ovviamente l'ambiente ci riguarda tutti, siamo tutti sensibili. Adesso poi magari ci dirà anche, io non sono ovviamente competente per sapere dove esattamente c'è l'attecchimento e la raccolta delle telline, quali diciamo attenzioni si possa porre nella stesura di un progetto, questo se me lo dico. Perché ovviamente, come immagina, anche un ripascimento che sembra la cosa più morbida e carina verso solo della sabbia, in qualche modo questa sabbia artificiale che io vado a versare sopra ricopre una situazione superficiale che invece si è sviluppata. Quindi qualunque intervento dell'uomo ovviamente ha i suoi insomma pro e contro, e noi ci sforziamo tutti di minimizzare i danni, di mitigarli. Però resto anche dell'idea che sugli aspetti idromorfodinamici, diciamo, gli esperti nel settore conoscano con attenzione perché utilizzano gli strumenti. Io ho sempre avuto rispetto di chi utilizza, però lei capisce bene che noi ci affidiamo a dati scientifici, cioè abbiamo misure delle correnti, delle onde con degli strumenti, abbiamo modelli, strumenti di calcolo molto sofisticati che ci danno un quadro insomma abbastanza affidabile. Poi è chiaro che voi giudicate sull'esperienza quotidiana, che è sempre valida, però ecco, mi permetto di difendere insomma quello che è la competenza di persone che hanno studiato la fisica, ecco, di questi fenomeni per tutta la vita, li hanno misurati. Per dirle, noi abbiamo persino in un progetto europeo installato una vasca sulla diga del porto di Ostia per misurare la tracimazione delle onde sui porti, quindi si fanno tutta una serie di ricerche che sono appunto tese a migliorare le conoscenze. Insomma, rispettiamo anche il lavoro degli ingegneri, no? Insomma, le strade non è che le progettano i camionisti che le utilizzano tutti i giorni. Bene, ringraziamo il professor Franco. Forse il professor Bellotti voleva aggiungere ancora due parole su questo? No. Due piccole cose, forse sono sfuggite quando le ho detto. Allora, la prima cosa, ho detto che le dominanti correnti qui sono da Fiumicino verso Torvaiani. Nonostante questo, ho anche accennato a dei venti e delle onde da sud che sono presenti qui e che evidentemente invertono la corrente localmente e temporaneamente. Però resta che quelle dominanti vanno a sud, non vengono da sud, quelle dominanti. Però c'è una statistica lunghissima, ci sono 60 anni di... Ci sono 60 anni di registrazioni, quindi io parlo su questi 60 anni di registrazione. Guardi, scusi, la foce del canale dei pescatori, la sabbia si è accumulata sul lato nord, quindi vuol dire che la sabbia viene da nord. È contro le correnti, la corrente è quella del sud che spinge. No. Quello si verifica quando la corrente viene da nord, non quando viene da sud. No. Vabbè, avremo modo poi di rimere questa altra cosa. Se il sedimento sta, se la polvere sta qua, si forma prima, non dopo, no? Prima. Prima. Va bene, vogliamo. L'altra cosa è che forse è apparsa nell'ultima diapositiva soltanto, ho detto che qualunque opera si fa, c'è una risposta dell'ambiente, quello che è fondamentale è considerarla. Quindi se si fa un ripascimento per limitare l'erosione, forse l'erosione la limitiamo, se poi questo crea dei problemi alla pesca delle telline è una cosa che va prevista, non la nego, ai molluschi in generale. La cosa su cui mi sento però mi permetta di dissentire è che i molluschi creano le barre, no, le barre sono utilizzate dai molluschi, non confondiamo la causa con l'effetto, perché queste... Fermano la sabbia.
No, la utilizzano la sabbia, ma non sono i molluschi, quei molluschi lì non fermano la sabbia, ma no, camminano, sono quelli che sono fermi, che la fissano, ma non sono quei molluschi lì. Si infilano, certo, certo. Va. Comunque le barre si creano per altri motivi che sono fisici e non biologici. Bene, e ringraziamo anche il professor Bellotti. Volevo sottolineare, vista, colgo l'occasione di questa piccola, chiamiamola, disputa sull'origine delle correnti e sui molluschi, che lo scopo di questa mattinata, di questo dibattito e di questo convegno ovviamente non era quello di portare delle soluzioni. Qui sono state elencate delle proposte, qualcuno potrebbe anche dissentire da queste proposte che sono state presentate, come è stato anche detto, i pennelli funzionano, non funzionano, in alcuni punti funzionano, in altri funzionano. Io aggiungerei, facciamo delle opere molto importanti come sono quelle di un porto, prima di, come diceva, come ricordava adesso il professor Bellotti, ogni cosa che io progetto e che metto nel mare, e poi il mare e le correnti rispondono. Quindi una valutazione su tutto questo va fatta seriamente, va fatta in modo, come dire, multidisciplinare. Quindi da questa mattinata, ora lasceremo spazio, abbiamo ancora un po' di tempo, ad altre domande. Non era quello, come dire, di fornire un quadretto, no, così ottimistico di tutta la situazione. Ci sono ancora tanti problemi da risolvere, le amministrazioni devono, come dire, dialogare tra di loro, devono sentire anche i cittadini, che sono poi, come dire, i titolari di ultima istanza dei beni comuni, delle spiagge, delle dune e di tutto l'ambiente. Allora, grazie, adesso invito chi voleva fare ancora un intervento. Buongiorno, mi presento. Io sono ormai una senatrice uscente della 17ª legislatura e mi sono occupata proprio di questa problematica dell'erosione dunale. Per quanto riguarda le competenze, io mi sono laureata con Sandro Pignatti e Carlo Blasi, pertanto diciamo che un pochino di geologia e un pochino di vegetazione ne capisco. Quindi prima di affrontare questo problema che mi è stato posto da tutto nel 2014 da tutta la comunità laziale del litorale, scusate, si sente? Del litorale laziale, compresi anche i pescatori, mi sono studiata il problema dal punto di vista proprio del sistema. Come diceva la dottoressa Venali, non ci sono confini proprio regionali, il problema è sistemico. Ho seguito tantissimi convegni sull'erosione costiera e si è visto che purtroppo, a fronte di tanta spesa dal punto di vista economico soprattutto sulle barriere rigide, i risultati sono stati negli ultimi 50 anni in Italia nefasti. Quindi non sono perlomeno ai dati attuali non sono una soluzione. Il problema va visto nel sistema, quindi anche tutta la presentazione che ha fatto il professor Bellotti chiaramente ci dà un quadro scientifico e della situazione attuale di questa porzione di territorio. Ecco, io ho fatto due interrogazioni parlamentari a cui alla fine ho avuto una risposta, perché venivano posti in essere i pennelli frangifrutto, i famosi 9, poi 8 pennelli frangifrutto, senza aver fatto la valutazione di impatto su vasta area, la famosa vinca. E a seguito delle mie interrogazioni parlamentari sono state fornite le risposte dal comitato scientifico della tenuta della riserva della Repubblica sugli 8 pennelli, non sui 9, già tenuto conto dell'adeguamento del progetto a cui faceva riferimento il professor Leopoldo Franchi, ed è stato negativo. Il parere della presidenza del consiglio, della tenuta del presidente, è stato negativo, e avevo anche richiesto, ovviamente, perché il ministero l'ha richiesto e aveva dato anche il ministero indicazioni non positive rispetto a questo progetto, la valutazione di impatto su vast'area dell'ISPRA, che non è mai arrivato. Non è mai arrivato perché non ci è stato dato tutti i dati dalla Regione Lazio, e quindi l'ISPRA non ha potuto emettere un parere. La situazione attuale è che questo progetto, perlomeno da tutte le valutazioni e da tutto il lavoro che è stato fatto anche dal Ministero, diciamo che è datato, non risolve il problema. E se avete fatto caso, per i 4 km di costa che abbiamo, sui quali avrebbero insistito queste opere, il primo chilometro è sotto erosione ed è quello, se avete fatto caso, a ridosso del canale dei pescatori. Quindi il problema qual è?
perlomeno da quello che adesso vediamo, è sistemare innanzitutto il canale dei pescatori, perché se sopra frutto noi abbiamo deposito di sabbia, sotto frutto abbiamo erosione, quello è un punto singolare sicuramente di tutta la nostra problematica. Quindi ci si chiede perché andare a rovinare anche dal punto di vista paesaggistico, perché noi poi lo sappiamo, io abito a Ostia tra l'altro e sotto casa ho i pennelli e non riesco a farmi un bagno perché arriva, mi faccio il bidet a di tanto, se proprio mi inchino, ma altrimenti mi faccio il pediluvio. Non abbiamo un mare fruibile mettendo i pennelli in quella situazione, tanto più che abbiamo un mare che dall'alto potete vedere con la costa a denti di sega, che è problematico anche per l'uscita. Io mi ero fatto tutto uno studio per quelli che fanno sport, per chi, per pure chi gestisce le spiagge ovviamente. Ecco che quindi non risolveremo, spenderemo tantissimi soldi, ma sposteremo semplicemente il problema da nord un pochino più a sud, soltanto con il rischio di andare in infrazione comunitaria, perché andiamo a incidere su un sito di interesse comunitario che è quello del presidente della tenuta presidenziale. E quindi le mie perplessità erano molto forti, visto che io ho studiato vegetazione con Carlo Blasi, quindi io mi sono fatta tutti i transetti delle cose che ho studiato bene, e sapete benissimo che se noi impattiamo sull'ambiente, come diceva giustamente Gabriella Villani, azzerando le dune, cosa succede? Quello che avete visto di transetti, in realtà se voi andate a vederlo nel tempo, è la successione ecologica che si ha dalla linea di costa verso l'interno. Se noi spianiamo davanti, la linea di costa, diciamo il transetto, si sposta verso l'interno del territorio, quindi dalla costa, la costa arretra come arretrano tutte le dune. Ecco perché bisogna fare un tipo di interventi, diciamo tenendo conto di tutto, non interventi puntuali che risolvono quel problema. Chiaramente il canale dei pescatori è un problema singolare, lo vediamo che cosa comporta. A nord abbiamo accumulo di sabbia e a sud invece abbiamo erosione. E allora perché non iniziare da quello piuttosto che fare un'opera che comunque non ha la validazione degli enti preposti? Quindi non sono io che lo dico come ex senatrice o come senatrice in carica prima, ma lo dice il comitato scientifico della riserva della tenuta del presidente e l'ISPRA, che non dà parere positivo. Detto questo, scusate l'enfasi, perché diciamo la mia anima da naturalista esce sempre fuori, e quindi vi do questa informazione. Potete trovarlo su comunque gli atti del Senato, tutte le risposte da parte del Ministero, del Ministro e ovviamente tutti gli organi competenti, tutto registrato, quindi non vi sto raccontando nessuna fandonia perché l'ho seguita in prima persona, visto che abito qua e adoro il mio territorio e quindi ci lavoro anche adesso che sono tornata a scuola, e cercherò di far conoscere ai miei studenti, conoscere il decimo municipio, che cosa significa conoscere questo territorio che è bellissimo. Grazie, scusate dell'enfasi. Benissimo, ringraziamo. Non so se qualcuno vuole replicare, forse prima. Certo. Io concordo. Chiedo scusa, la domanda era sempre relativa alla. No, quindi allora lasciamo prima la risposta. Prego. Concordo sul fatto che al canale dei pescatori, come ho anche accennato prima, si potrebbe fare qualcosa di più. È un peccato vedere questi cumuli di sabbia appunto inutilizzati e non rimessi in circolo sotto flutto, quindi una gestione e una risoluzione del canale dei pescatori sicuramente migliorerebbe lo stato delle cose. Però vi rendete conto che il problema erosivo è un problema su scala abbastanza grande, e tutto questo tratto di Ostia Levante ne soffre le conseguenze da molti anni. Quindi penso che o si propone una soluzione alternativa. Io ritengo che questo progetto, pur con le sue limitazioni legate anche al budget, si diceva prima, se i soldi a disposizione sono limitati, si cerca con quei soldi di fare un qualche cosa che sia utile alla causa ma senza creare danni. Io non sono così convinto che ci siano queste ripercussioni sulla tenuta del Presidente. Capisco pure che chi gestisce un certo tratto di spiaggia vorrebbe avere sempre la sua situazione intatta, e però certo chi sta qui davanti sta soffrendo. Ecco, quindi secondo me, adottando una soluzione con pennelli graduali, semi sommersi peraltro, poi abituiamoci anche a chiamare le cose col loro nome, quindi per noi i pennelli sono quelli trasversali alla spiaggia,
quelli paralleli si chiamano barriere distaccate e hanno un effetto diverso, perché creano magari il tombolo, ovviamente hanno un'incidenza, costano di più, però il ricambio dell'acqua può essere garantito facendoli un po' più sommersi. Quindi per concludere, secondo me, se si adotta un sistema misto in cui oltre ai pennelli c'è comunque un versamento periodico di sabbia a valle del pennello, io credo che anche la spiaggia di Castel Porziano possa essere salvaguardata. Bene, voleva fare ancora un intervento, credo, il consigliere De Luca, ancora, e poi concludevamo con le domande e anche... Poi ovviamente intanto la ringraziare, del municipio. Ringraziare l'associazione Mare Libero, Mare per Tutti, per questa iniziativa importante, anche perché credo che alla base di tutto ci sia la conoscenza, no? Quindi conoscere per dire, il fatto che oggi abbiamo questa struttura importantissima dell'università su questi temi, io credo che sia una svolta storica, quindi è un bene prezioso che dovrà consentirci che a Ostia, proprio perché il mare della capitale d'Italia, e come spesso si dice la capitale che c'ha in Europa a faccia sul mare, dobbiamo diventare, professore, un'eccellenza proprio su queste tematiche che riguardano il mare e quindi fare altre iniziative, perché qui forse abbiamo tutte le carte in regola per vedere cosa, ecco, con le anche nuove tecnologie, gli studi eccetera, qual è l'intervento. Io l'ultima cosa volevo dire, alla base di tutto questo, però, dalle cose che ci dicevi anche tu prima, beh, noi dobbiamo modificare anche il modello della balneazione. Cioè, qualcuno ha detto che negli anni 30 non si andava al mare, si andava con tutti i vestiti, poi c'è stato il boom tutti a mare, quindi è nata un'industria, no, del mare. Adesso ci rendiamo conto che va corretto quel modello, quindi riconversione ecologica, rinaturalizzazione, però cambiare il sistema, perché l'esempio che ci dicevi tu sulla facendo che se il mare ha la spiaggia lunga con dolcezza ritorna e se si trova i muri, gli ostacoli, si porta via, è evidente. Allora noi dobbiamo operare, io la cosa è un tema che c'entra, no? Il modello di balneazione, ridare più ampiezza. Le spiagge qui a Ostia, degli stabilimenti, sono tutte pavimentate e cementificate, e questo dobbiamo piano piano capire che questo è un modello che, ma non è nemmeno più, come dire, richiesto dai cittadini, perché si ha l'amore di avere un mare più con i servizi, però molto soft. Il rispetto di questo mare, questo bene qui, passa, quindi questa è un'azione culturale e anche il rispetto delle regole. Concludo, ci sono ordinanze, cose che non si possono fare, e dobbiamo queste cose rimetterle a posto, incominciare a far vedere che noi ci teniamo a questo mare e vogliamo che siano rispettate le regole. Questo ci aiuta. Capisco che è una battaglia culturale, una battaglia lunga, però la dobbiamo fare con rigore e intransigenza se vogliamo essere un'eccellenza in questo settore. Io credo che proprio oggi, anche con l'università che ci dà una mano, possiamo su questo tema del litorale, del mare, insegnare agli altri cosa bisogna fare. Grazie. La signora credo che volesse... Ah, prego, prego. No, due parole volevo aggiungere, perché grazie, sì. Insomma, intanto grazie per tutte queste informazioni che ci avete dato a livello scientifico, anche dal pubblico, e quindi, che dire, un problema del genere si affronta soltanto in maniera scientifica, si affronta soltanto ad ampio raggio. Quindi io concordo fortemente con quello che ha detto la dottoressa Menali, che è un problema che assolutamente non può essere visto solo nel nostro territorio, ma deve essere collegato a tutta la costa, perché altrimenti quello che mi è venuto dai vari interventi che avete fatto, ognuno di voi, guardate, in ognuno di voi, ognuno ha detto che laddove risolviamo un problema da una parte con un'opera, poi però ne andiamo a creare un altro più avanti, più indietro, a seconda. E quindi è ovvio che nel mio territorio la cosa mi preoccupa, ma mi preoccupa perché? Perché è vero, qui abbiamo la tenuta di Castel Porziano, che è un sito di elevato pregio,
e quindi in primis è da salvaguardare quello. Tutto il resto concordo nel dire che va cambiato il modello di balneazione, va cambiato culturalmente, perché è ovvio che se noi dobbiamo proteggere l'ambiente dobbiamo fare dei sacrifici, perché dobbiamo abituarci ad avere un sistema diverso anche del fatto di andare al mare. Cioè, noi siamo cresciuti con lo stabilimento, con un modello che andavamo lì, la cabina, la costruzione, tutto questo, ma tutto questo adesso non va più bene, non va più bene, perché comunque bisogna cambiare in primis, perché va salvaguardato l'ambiente, e quindi il sacrificio deve essere da parte di tutti, deve essere un modello culturale. Quindi ben vengano le esperienze come ci porta la dottoressa Villani, che tanto fa per insegnare ai ragazzi quanto è di pregio il nostro territorio e quanto bisogna lavorare per salvaguardarlo. Come amministrazione, guardate, noi abbiamo la massima apertura, abbiamo già incontrato l'assessore Alessandri in regione, abbiamo fatto un incontro, proprio perché ci rendiamo conto che da solo non può essere il municipio senza aiuti a poter salvaguardare tutto, a poter anche far rispettare le regole, perché a volte non si riesce a far questo proprio perché non si hanno le risorse. E io sono andata a parlare anche a livello più alto in Parlamento, perché senza una task force che fa sì che si rispettino le regole, che si possa lavorare per ripristinare tutta la legalità sul litorale, non ci si riesce da soli. Non ci si riesce, si è avviato un processo, ma si lavora lentamente perché le risorse municipali sono poche proprio le persone che ci lavorano, e così non si può lavorare. Se non c'è una sinergia forte di tutte le istituzioni, da municipio a governo, noi non possiamo affrontare questo problema. Quindi ben venga il lavoro comune di tutto, ben venga il contratto di fiume, come dice la dottoressa Venali, e la partecipazione di tutte le parti interessate che possono dare un contributo. Grazie. Grazie. C'è ancora qualche intervento, qualche domanda? Allora, prego, se si vuole avvicinare però. Ah. Sono giardinetti.
Io voglio che quello non venga vista come una buca, ma venga vista come un modello ecologico dove i cittadini dicono guarda ci sono fuori, vediamo che ci dice la dottoressa, e che quello diventa un posto dove darci i bambini a spiegarti come si è formato. Ma vuole anche ripercuto nel riferimento se non farci anche a quelle che sono le strutture corali? No, oppure ormai ci sono. No, ma perché ormai ci sono? No, no, che ci sono le strutture? Allora, prendo gli interventi che vedo che qui la questione si anima. Quindi comunque la diciamo che ci sia quello che ci ha detto la dottoressa, però la vorremmo anche vedere. Bene, attenderemo allora insieme a lei, grazie. Allora, cerchiamo di andare, però visto che ho visto una certa, come dire, agitazione nel prendere la parola e nel voler intervenire, cercheremo di dare la parola a tutti, però vi prego di essere piuttosto brevi negli interventi. Quindi si era prenotato Agostino Biondo, poi abbiamo credo Amerigo Mancinelli, dopodiché Michelangelo Calcopiano. Sì, allora secondo me è veramente importante che riusciamo a parlare tutti e quindi cerco di essere breve perché è un momento di confronto, come spero ce ne saranno altri, come associazione li promuoveremo senza dubbio. Sì, questo assolutamente, però ecco, finché si può andare avanti oggi io lo farei. Abbiamo voluto come associazione organizzare questo convegno proprio per cominciare a dotarci di quelli che sono gli... cominciare è un parolone perché già è stato fatto, però continuare a dotarci degli strumenti tecnici che ci servono per comprendere meglio il funzionamento di questa dinamica. Io quello che volevo portare è un punto di vista e mi dispiace se può sembrare ideologico, ma io penso che ideologico sia un valore aggiunto e non un disvalore. Quindi un punto di vista di come può essere utilizzati, come possono essere utilizzati questi strumenti, sapendo che come si diceva prima, hanno poi delle conseguenze. L'ambiente reagisce. Ecco, quello che a me sembra è che fino ad oggi la principale preoccupazione per quanto riguarda l'erosione sia stata un approccio teso a restituire o ripristinare una spiaggia a vantaggio delle aziende che gestiscono gli stabilimenti affinché possano avere sempre più spazio e sempre più area per esercitare la propria funzione. Ecco, questo è stato fino ad oggi l'approccio prevalente, non voglio dire l'unico, ma quello prevalente. Quindi tutte le soluzioni tecniche messe in campo avevano come principale scopo quello di garantire l'esercizio dell'attività balneare. Ecco, possiamo pensare che invece debbano essere messe in campo soluzioni che tutelino la pescosità del litorale, possiamo pensare che vengano messe soluzioni che servano a garantire maggiore fruibilità, a garantire una maggiore funzione delle infrastrutture portuali. Ecco, quello che è il mio personale punto di vista è invece l'aspetto per cui l'ambiente, quindi la tutela dell'ambiente, debba tornare al centro, quindi come scopo ultimo della politica che poi si avvale di strumenti tecnici eventualmente, se necessario, per la salvaguardia dell'ambiente. Perché dico questo? Perché viviamo in un mondo in cui ci viene detto e raccontato questa retorica dello sviluppo come mezzo di emancipazione del singolo, dell'individuo per riuscire a realizzarsi, a trovare la sua felicità, il suo
il suo benessere definitivo. Ma io, se devo essere sincero, sto molto meglio se mi vado a fare una passeggiata al mare o a vedere le dune. Non so fare immersioni, quindi purtroppo non posso andare a visitare le Secchie di Tor Paterno. Però questo a me rende molto più contento e felice rispetto a, non lo so, sì, ecco, sì, rispetto al centro, ecco, rispetto ad andare a fare shopping al porto turistico di Ostia, per dirla così, ecco, così facciamo anche un esempio calato nel presente. Ecco, io questo è un po' quello che auspico, che riscopriamo un po' tutti un punto di vista, cioè che il punto di vista di quanto ci rende ricchi e quanto ci rende umani, lasciare anche un po' l'ambiente seguire il suo corso, e anche se questo dovesse voler dire, con tutte le difficoltà che ciò comporta, fare un passettino indietro, penso, dico proprio in senso materiale e fisico, ecco, cominciamo anche a ragionarci, anche se oggi penso può sembrare un'utopia, un discorso estremista, ideologico e radicale. Impronta ecologica. Impronta ecologica, esatto. Esatto. Però non puoi anche monetizzare un'eventuale conseguenza, per carità, però io quello che sto dicendo è che di monetizzare non mi interessa, cioè, sto banalizzando. Ho finito, basta, tutto qui. Graziamo Agostino Biondo per l'intervento. Adesso c'era Americo Mancinelli che voleva dire qualcosa. Posso solo dire una cosa? Sì, mentre arriva Americo. Agostino, io penso che abbiamo tutti un grandissimo rispetto dell'ambiente e interesse a preservarlo. Solo un piccolo, diciamo, memo. Se non ci fossero quelle difese che sono state fatte a Ostia negli anni passati, noi avremmo perso la città di Ostia. Ecco, questo vuol dire che fa parte dell'ambiente e i cittadini che la abitano, quindi... che penso anche gli umani sia forse la prima cosa che dovremmo proteggere. Quindi la protezione diventa vitale per salvaguardare, diciamo, tutti noi. Poi è chiaro che dobbiamo stare attenti all'ambiente, però insomma non è che vengono fatti questi interventi per i balneatori. Se non si fa nulla, il mare arriva alla strada, ecco, e poi alle case. Bene, ringraziamo ancora il professore. Prego, voleva fare un intervento? Sì. Innanzitutto ringrazio. Con preghiera di essere molto sintetici, grazie. Ringrazio le persone illustri che hanno parlato con sapienza, ci fanno rendere conto sempre di sapere ogni giorno di più di non sapere. Sapere di non sapere, questo. Allora, io ho sentito, almeno mi hanno toccato quattro punti: Tevere, Fiumicino, Costa, Canale. Cerco di essere breve. Sul Tevere e tutti i corsi d'acqua. Visto che è abbastanza importante sulla carenza di sabbia, comunque di Ostia eccetera, come diciamo prima, è inutile fare piccole realtà e decisioni e danni locali. Io penso per me, tu pensi per te, credo che già esista. Ho sentito parlare prima di autorità, io ne sono ignorante, non so se l'autorità del Tevere, di Bacino, come si chiama, agisce su tutto il Tevere il controllo, ma il Tevere va controllato dalle sorgenti alla foce, va riunito in un'unica sorveglianza, in un'unica, è un fatto locale, è un fatto di Ostia, è un fatto cittadino, è un fatto anche regionale, è un fatto interregionale questo problema. Lo posso abbassare, posso anche parlare così. Ah sì, l'ansia, scusate. E penso che il problema Tevere, la realtà Tevere va affrontata una volta per tutte, non che ognuno decide, ci sono ancora prelievi di sabbia, di minerale, ci sono ancora le dighe che trattengono la sabbia e se la vendono a prezzo d'oro perché è di acqua dolce per i cantieri. Questo non va bene, e se le dighe sono state fatte male è ora anche di attribuire i danni a chi l'ha fatti, a chi li ha decisi, e anche i stessi danni su Ostia, io penso che sia proprio, e anche i stessi danni su Ostia è ora di attribuirli a chi li fa, non solo le grandi autorità che hanno fatto resto, ma anche chi ha fatto tutto e deciso, chi ha proposto politicamente eccetera. I danni, si parla di far pagare i danni al giudice che forse sbaglia, non credo che lo fa per specularci lui, ma chi ha sbagliato qua ci ha guadagnato tanti tanti milioni e miliardi di vecchie lire che non so, coriandoli, e vanno puntualmente a mare.
E volevo dire questo, sul Tevere andrebbe, e anche sulle sponde andrebbero considerate, non so se sono già considerate, come riserva naturale, bene disponibile dello Stato, sacro da tutelare. Abbiamo un fiume e una realtà costiera che è l'unica al mondo per importanza storica, archeologica, naturalistica e tutto. Sono cose troppo importanti. Scusate, ma dico, sono cose troppo importanti da metterle di fronte a varie speculazioni. Fiumicino, vabbè, non stavo neanche per toccarlo. Fiumicino ha parlato molto quel politico, ho lasciato. Posso prendere il secondo solo una foto? Un secondo. Fiumicino, ho sentito, credo che sia qui rappresentante ancora, spero. Ho sentito una bella sviolinata, come si dice, no? Fiumicino, stiamo vedendo. A me risulta che Fiumicino è terrificante, con i danni che ha avuto la costa, ancora progettare 1000 porticcioli, 1000 cosette, 1000 ancora. E c'è un video, lo dico per tutti, qui non si è fatto tempo altro, c'è un video. Piccolissimo report, credo che si chiami Erosione e va fino a Fregene. E a parte il pianto di qualche balneare che con i loro pennelli che dappertutto si sono messi anche a cosa fai da te, hanno continuato a fare danno i pennelli perpendicolari. Al di là, sempre con molto rispetto di chi sa le cose, io posso un cittadino, posso essere un osservatore, non sono uno che. Noi cittadini possiamo essere osservatori e propongo, già l'ho proposto in altre parti, facciamolo insieme, magari ministeri professori, facciamo comunque delle osservazioni, delle visite guidate o non guidate sul territorio, sulla costa, sarebbe bellissimo. Io sono solo un osservatore, umilmente, e ne ho fatti di sbagli, pure io di presunzione, magari dicendo o scrivendo che so bene una cosa, me lo dico. Però è importante riconoscere. Fiumicino, ecco qui, sarà brevissimo. Si parla di tanta difesa della natura, vi faccio vedere solo questa bella cartolina, che andrà sulla cartolina. Approvato l'adeguamento tecnico qui e quindi la costruzione del porto commerciale di Fiumicino. Fiumicino si ferma la porta aerea, tante porte aeree. Questa è la. È la sana difesa di Fiumicino, perché porteranno magari 3000 mangiatori di pizza al giorno, ecco qua. E dell'uscita del Tevere si sta progettando, si è già deciso, credo, di farne un enorme bacino portuale per i grandi per le grandi navi di turismo. No, non si è deciso, ma si è. Io ho sentito qualcosa. Comunque, una tiratina d'orecchia ai sindaci di Fiumicino e all'autorità regionale, anche quella regionale c'entrerà sul futuro bacino come del porto. Così l'autorità regionale c'entra pure sui pennelli a testa di martello, che sembrano fatti da teste di altre rape, insomma, non diciamo altro, che ci hanno regalato un enorme danno al di qua del porto, e la regione aveva deciso di farne almeno 5 fino ad Anzio. Ho saputo giorni fa, perché sono sempre un grande osservatore, che ad Anzio hanno fatto già di peggio e di più queste belle teste di martello, fatte da teste di martello, e noi le paghiamo queste cose. Il cittadino non viene informato, il cittadino non partecipa a queste cose, c'è la visione, ha fatto così. Questa è la bella foto, che spero che non diventi la foto di Ostia pure, o di tutto il mondo. Concludiamo. Sarò brevissimo, sono rimasti 2 punti, scusate, sono ansioso. La costa secondo me va tutelata, considerata. È considerata riserva, come le sponde di un fiume. La costa è preziosissima, l'importanza delle dune, l'importanza di mantenere la costa, si protegge tanto più da sola con le sue dune naturali e con rispetto di tutto. Non credo che sia una cosa folle proporre di considerare la costa come quelle più importanti del mondo. Ci sono cartoline, vi faccio vedere, dell'Australia, ce l'ho stato 2 volte, questi passaggi aerei, questa costa è stupenda, protetta, sembrano gioielli, e sono gioielli. Qui abbiamo un'importanza che non hanno
delle valenze messe insieme su Tevere e Costa di Ostia che non ce l'hanno nessuna parte del mondo, storica, archeologica, eccetera. E così la cosa, ognuno fa il fai da te. Io ho lavorato dopo diplomato a raccogliere l'immondizia a Castel Porziano, lo dico con molto orgoglio, e c'era, si era fatto un villaggetto di tende che ognuno si era fatto il suo pozzo. Cioè le dune venivano tagliate, c'erano dune fatte proprio geometriche, orizzontali e quadrate, rettangolari. Comunque andiamo a dunque, secondo me vogliamo lanciare l'idea di considerare le coste come riserve dove io ci vado con passaggi adeguatamente, con molto rispetto, quelle sono dei beni assoluti per noi che siamo turisti provvisori in questa grande armonia bellezza, e sono cose bellissime da lasciare sane ai nostri figli. Un piccolo punto, ho finito. Il porto, prima abbiamo accennato, ho sentito parlare anche di questo porto, secondo me ha fatto un grande danno, è vero che saranno tanti altri motivi, ma secondo me quel danno a me sembra da osservatore, al contrario di quello che diceva, non so chi era, i pescatori ed altri, a me sembra che da sud, chiamiamolo sud, Levante, viene una certa erosione, basta vedere anche il canale dei pescatori. E da ponente a me sembra che venga un apporto di sabbia. E visto l'esempio del canale, chi è quella altra grande testa di martello che ha accettato, che ha sperimentato e che ha deciso di fare il porto di Ostia? Perché l'hanno voluto fare a tutti i costi e non ha fiatato una sola opposizione, l'hanno voluto proprio tutti, ci porterà tanti soldi, tanto lavoro. Quella è l'attuazione, sarebbe ora che rispolverassimo che cos'era il progetto portoghese, voluto dai balneari e disegnato apposta. Il progetto portoghese è il disastro delle coste, va? Sono cose fatte a tavolino con righello, col cemento. No? Progetto portoghese, il porto di Ostia è un progetto portoghese e così vorrebbero tutta la costa di Ostia. Vi ricordate anni fa che dal Furbone in poi, dove la costa era più grande, si diceva che sarebbe stato affidato ai balneari per fare i centri commerciali, così si trovava tutto lì. Amerigo, ti ringraziamo. Sì, ho finito. Il canale è solo una cosa, tutti i corsi d'acqua. Hai detto che era solo una cosa. Ho sentito politici parlare una vita. Dai. Sarò brevemente però, il canale dei pescatori, ho sentito dire cose. Quanti chilometri saranno circa di costa d'Italia? 7500 circa. Vi pensate, qui vicino a Tor Vaianica c'è un altro piccolo corso d'acqua con pescatori. Ma la barca, non gli hanno fatto un altro canale cementificato. Vi immaginate se su 7500, ogni 5-10 km facciamo un canale con sponde cementificate? Io ho lavorato solo ai elementari, che lo ritengo un gran dono che mi è stato fatto, ma sui libri per i ragazzini si vede il territorio prima e il territorio dopo con le cementificazioni. Sì. Ho fatto male, mi dispiace. E il canale, secondo me il problema del canale è la sua cementificazione. I canali sono naturali e variano su costa sabbiosa. Va bene, ringraziamo Amerigo per questa lunga... No, una cosa, le imbarcazioni ho viste in Australia mettere su un carrello sott'acqua e riportarle fuori. È così importante che ci sia la cementificazione del canale di Ostia, non si potrebbe fare senza? Questa è una domanda che rivolgiamo, grazie a Amerigo, soprattutto per la passione e per l'impegno che mette in queste cose. Allora, Michelangelo, calcola. Due minuti. Poi c'era un'altra signora. Non ho sentito dire una parola sulla grande situazione di questa parte di Ostia, che tutti sappiamo, però non lo sentiamo una parola. All'autunno succede questo, però spiace che gli stabilimenti balneari ammonticchiano le sabbie per proteggere le loro strutture. Questa situazione di ammonticchiamento di sabbie, che in alcuni anni, forse in quest'ultimo tempo un pochino di meno, arrivava a 3 metri di altezza, quindi vuol dire prendere la sabbia del mare, ammonticchiarla, e questo non è un gravissimo problema di erosione?
ve lo chiedo a voi, non è un problema dello sole. L'ammorticchiamento della sabbia presa dal mare per proteggere gli stabilimenti non è un problema dello sole. Si sente, sono del gratis. Io questo volevo dire, abbiamo avuto anche un incontro a proposito con i balneari. Io sono il presidente di un comitato, ma sono stato presidente dell'Unione Comitati di Ostia, di cui facevano parte 20 comitati. Abbiamo avuto un incontro alla Capitaneria di Porto di Fiumicino su questo problema che abbiamo segnalato e gli stessi balneari hanno riconosciuto che era un grave errore e avrebbero ridotto o eliminato questo apporto di sabbia, questa presa dal mare per proteggere le strutture. Mi hanno detto però noi abbiamo l'autorizzazione della regione, quindi la regione autorizza queste cose. Io dico se è un problema grave, se non comporta nessuna problematica andiamo avanti così, ammonticchiamo la sabbia, se invece è un problema di erosione che si prendono dei provvedimenti. Grazie. Ringraziamo Michelangelo Calcopietro. Prima che scappino tutti volevo solo fare un piccolo annuncio di servizio. C'è ancora una domanda, risponde lei, parliamo allora, tutti. Volevo fare allora, un piccolo annuncio di servizio. Se tutto il convegno è stato ripreso dalla diciamo televisivamente, quindi tutti i vari passaggi, magari qualcuno si vuole andare a risentire cosa hanno detto i relatori, a confrontare, a approfondire, potrà trovarli sul sito di Liberi TV che ha fatto. Certo, è anche non mi arriva qui la voce, però Radio Radicale. Perfetto, allora brevissima allora, risposta rapidamente, l'ultimo intervento. Se la spiaggia, se la sabbia che viene ammonticchiata è presa già sulla spiaggia emersa e l'altezza in questa, ecco quello voglio capire, ecco no, se si prende dal mare il problema si pone, se si prende dal mare il problema si pone, bisogna vedere quanta se ne prende, questo sì, se invece si prende soltanto dalla parte emersa, si sposta un po' nell'interno, allora il problema non c'è. La sabbia viene presa dal mare, anzi io dico, siccome vado spesso al mare perché mi fa piacere, ma c'era il mio cane, ogni mattina stava al mare. Questi che fanno? Prendono la sabbia dal mare, la ammonticchiano e si trova poi, io dico, un terreno arato questo, non è una spiaggia, tutta mossa, tutta irregolare, un disastro completo. Quello è un gravissimo problema di erosione che bisogna evitare che la regione Lazio opera di me. Bene, allora l'ultimo intervento si vuole presentare, buongiorno. Giuliana Polico, vengo da Fiumicino, vengo dal comune di Fiumicino, meglio Massiscolo, Valdoro, Fiumicino, e vengo sempre a questi incontri, quindi ringrazio tutti i relatori per oggi per le informazioni date e per i preziosi suggerimenti e partecipo anche all'attività di volontariato per la pulizia delle spiagge. Vado per breve, sarò brevissimo. Voglio dire che giusto il controllo, giusta l'attenzione, giusta la partecipazione della cittadinanza, a questo proposito voglio dire che è importante anche il principio di precauzione, di prevenzione, quindi laddove si stanno già pianificando, progettando delle strutture è fondamentale l'attenzione. Pongo soltanto l'attenzione su un progetto di un ospedale a Palidoro dove ci sono quelle bellissime dune, quindi un ospedale a 80 metri dalla battigia, dall'acqua, quindi ecco, è importante che anche la cittadinanza partecipi, che forse non è così utile lì e si può prevenire qualcosa che forse tra quindi ovviamente un po' l'ospedaliero grandissimo sul demano non è terreno diciamo privato extraterritoriale, ecco, diciamo che è pieno territorio italiano e sul demanio sulla spiaggia italiana. Grazie. Bene, se non ci sono altri interventi chiudiamo qui questa giornata, credo che sia stata molto interessante per quello che hanno detto i relatori, per quello che è stato detto dagli amministratori, gli impegni che hanno preso, per la partecipazione del pubblico. Sicuramente ci sarà bisogno di ritornare sull'argomento
e quindi noi lo rifaremo. Peraltro abbiamo già in calendario un altro programma, un altro evento che si svolgerà il 20 al Teatro del Lido, nell'ambito del quale ci sarà ancora abbastanza spazio anche per questo tema. Grazie a tutti e buona giornata, buon fine settimana.